Amici dei motori, benvenuti a un nuovo appuntamento con il campionato italiano di velocità. Siamo a Imola, è il terzo round, ma in realtà in virtù del nuovo regolamento che prevede il doppio appuntamento si tratta del quinto e sesto round. Come sempre saranno in pista la Moto3, la pre-Moto3, la Superbike, la classe regina e quella che ormai è stata definita la classe principessa, la Supersport, perché è davvero, davvero spettacolare. Piloti d'eccezione al CIV, ma anche spettatori d'eccezione. Incontriamo Francesco Pecco Bagnaia. Ah, sono venuto a fare un giro, qua ci sono tanti miei amici che correvano con me da piccolino e visto che ieri eravamo da queste parti qua abbiamo deciso di passare. Ma sono venuto qua comunque perché per tifare i ragazzi dell'RMU e Manuel Pagliani che è un mio amico da un bel po' di anni. Ah, comunque è un bel campionato di formazione, bisogna prenderlo sempre come una scuola e è giusto che ci siano tanti team che vogliono che cerchino tutti la vittoria. Ma il suo mondiale come sta andando? Sta andando molto bene, siamo in crescita e stiamo andando su molto, molto forte. Ogni gara sempre meglio e devo tutto comunque alla squadra che sta facendo un ottimo lavoro. E step by step arriviamo anche noi. E a proposito di Moto3, ecco Manuel Pagliani, l'autore della doppietta a Imola. Ciao, sono Manuel Pagliani, sono nato a Campo San Piero il 16 luglio 1996 e ho iniziato a correre in minimoto a 5 anni. E è successo un po' per caso perché eravamo in Luna Park a Legnano Sabbia d'Oro e abbiamo trovato una pistina di minimoto. Io volevo tanto correre, mio papà non voleva farmi correre, avevo ancora 4 anni. E al quinto compleanno mio papà mi ha regalato una minimoto e per scherzo abbiamo iniziato, dopo abbiamo visto che andavo forte, abbiamo iniziato il campionato italiano e a 9 anni ho vinto l'italiano e dopo così via, dopo mini GP abbiamo fatto qualche gara altri 2 anni dopo e dopo nel 2011 abbiamo vinto italiano europeo con la classe 70 e adesso siamo arrivati qua e siamo contenti. Dalla Moto3 alla pre-Moto3, conosciamo più da vicino Stefano Nepa. Ciao, sono Stefano Nepa, ho 12 anni, abito a Colonia, in provincia di Teramo. Sono nato a Giulianova il 21 novembre 2001 e la mia prima minimoto è arrivata a 5 anni. E ho iniziato a correre a 8 anni il campionato italiano minimoto e dopo sono passata alle mini GP e adesso mi trovo in pre-GP. Spero di arrivare al mondiale e vincere. Il CIV è dunque un vivaio di giovani talenti, ma anche una vetrina per piloti che sanno già il fatto loro, come Ivan Goi, protagonista della Superbike. Per me rappresenta un'occasione dove potermi confrontare con una moto competitiva e quindi dare il meglio di me, ecco, quindi a parte tutta l'esperienza del mondiale che uno può aver avuto, però io qua mi trovo bene, negli ultimi anni ho sempre avuto una moto competitiva che mi ha permesso di dimostrare che posso essere competitivo, ecco, quindi io nel CIV ci credo, tanti anni che lo faccio e mi ha regalato delle belle soddisfazioni, spero che me ne possa regalare ancora delle altre. I miei avversari più forti sono 3 o 4, a partire da Baiocco, Pulita e Poggiali, che sono quelli che io vedo più vicini. Potrebbero esserci anche altri avversari, però forse sono un po' meno costanti, mentre invece questi sono competitivi in tutte le piste. Sì, la formula delle due gare, una il sabato e una la domenica, la trovo ottima, perché comunque almeno hai la possibilità nello stesso weekend di fare tutte e due le gare e quindi anche nell'arco dell'anno di avere più possibilità di recupero. Forse sono ancora un po' poche perché 1-0 penalizza molto, diciamo, però va bene, ecco, non c'è tanto tempo per provare, però vediamo di farcelo bastare. Diciamo che la prima gara è come un ulteriore turno per provare in vista della gara della domenica, la seconda.
Nella Supersport molte aspettative su Ferruccio Lamborghini, che qualche anno fa è stato il primo a vincere il titolo italiano della Moto2. Ciao, sono Ferruccio Lamborghini, ho 23 anni e corro quest'anno al campionato italiano categoria Supersport 600. Ho iniziato nel 2003 con le mini moto, dopo i 14 anni ho deciso di iscrivermi al trofeo Junior GP Aprilia, arrivando secondo e quindi guadagnandomi l'opportunità di arrivare al CIV. Ho corso il CIV 2009 finendolo al secondo posto per 4 punti e nel 2012 invece sono tornato a fare a tempo pieno soltanto il campionato italiano nella categoria Moto2, diventando campione italiano per il team 44 Racing su moto Tencate. E quest'anno, dopo un 2013 di stop, sono tornato alle competizioni con il team Birt Racing by Extreme, moto MVO Agusta, e spero di fare bene. E andiamo a dare un'occhiata ai trofei che militano intorno al campionato italiano di velocità, a cominciare dal National Trophy, dove incontriamo Letizia Marchetti, campione in carica. Ciao a tutti, sono Letizia Marchetti, corro nella squadra Team Crazy Old Man di Roma e sono la campionessa in carica del trofeo National Trophy categoria 1000 Superbike. E quindi quest'anno cercheremo di difendere, insomma, il nostro titolo in qualche modo. Quest'anno stiamo andando veramente forte, siamo contentissimi, stiamo crescendo sempre di più e l'unica nota negativa è che purtroppo abbiamo la possibilità di fare pochissime prove libere durante il venerdì, perché due turni da 20 minuti sono un po' pochi, però cerchiamo comunque di fare del nostro meglio. Per il prossimo anno con la squadra stavamo pensando ovviamente di fare un saltino in più e riuscire a fare magari il CIV in categoria Superbike. Sarebbe veramente un sogno, il problema più grande come al solito però sono i costi. Speriamo di trovare qualcuno che creda in me come pilota e in noi come squadra. Ad accompagnare l'italiano di velocità c'è anche il trofeo CBR 600 RR. Uno dei protagonisti è Kevin Keely, il figlio di Frankie. Ciao, sono Kevin Keely, ho 19 anni e corro nel trofeo monomarca CBR 600 RR Cup. E niente, ho iniziato questa esperienza 3 anni fa e sono molto divertito. Ah, io sono nato praticamente già nell'ambiente delle moto e mi è sempre piaciuto, mi piaceva seguire mio padre così, e poi a un certo punto ho pensato che anch'io ci volevo provare almeno. Dopo 2 o 3 anni che ci insistevo, alla fine hanno ceduto, mi hanno fatto iniziare. All'inizio era un po' un pericolo, infatti erano spaventati, poi man mano ho preso confidenza col mezzo, adesso sono sempre un pericolo ma un po' meno. Ho iniziato subito col trofeo 600 perché fisicamente, anche di età, ero già abbastanza grande e quindi sono dovuto partire dalla cilindrata già abbastanza elevata, però mi diverto ed è bella. L'obiettivo sarebbe sempre vincere, mi piacerebbe tanto almeno vincere una gara, però l'obiettivo è stare più davanti possibile, girare forte e cercare di arrivare al CIV magari l'anno prossimo, comunque far vedere che posso crescere. Il CIV a Imola ha rappresentato anche il palcoscenico per la presentazione di Ride for Life, evento di beneficenza che si svolgerà il 15 e il 16 novembre a Ottobiano. Io sono qui a rappresentare l'associazione Onlus Riders for Riders, che si occupa di supportare la ricerca per una cura alle lesioni del midollo spinale, che è purtroppo uno dei mali che più colpisce tanti amici piloti nel mondo del motociclismo. Noi in realtà siamo supportati da tutti i piloti di tutte le specialità motociclistiche nell'organizzare Ride for Life, la manifestazione che ogni anno ci consente di raccogliere fondi per supportare la ricerca e per aiutare tanti dei nostri amici in difficoltà che vorremmo vedere presto tornare sulle loro gambe a ripraticare l'attività sportiva.
ed è per questo che ogni anno chiediamo a tutti i nostri amici piloti di aiutarci in questa impresa, e non ci viene mai meno il loro affetto e il loro aiuto, perché numerosissimi ogni anno supportano questa manifestazione. Da Melandri a Dovizioso, a Salvini, a tutti i ragazzi del motocross e anche del mondo del quad, ma in pratica, a parte questi nomi famosi, tutti quanti rispondono sempre al nostro appello, quindi noi vi aspettiamo numerosi anche quest'anno, il 15-16 novembre a Ottobiano in provincia di Pavia, per la quinta edizione di Ride for Life. Aspi ragazzi e basta. Ringrazio di cuore.